Innovazione, investimenti e sostenibilità, queste le parole chiave alla base delle linee guida consegnate nelle mani del governo e delle istituzioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Legge di Bilancio da parte dell'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento sul digitale e tra le realtà più rappresentative del nostro ecosistema paese. L'occasione ha permesso pertanto di poter illustrare, in vista della prossima legge di bilancio in discussione in Parlamento e alla luce delle linee guida definite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un decalogo di iniziative relative alle sei macroaree individuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale, interventi estremamente urgenti per un rilancio dell'ecosistema paese. Siamo grati della disponibilità da parte delle istituzioni per aver accolto il nostro appello legato all'importanza di investire maggiormente sul fronte appunto giovani, innovazione digitale. Auspichiamo che le nostre linee guida possano essere un valido contributo ai lavori del governo su questo fronte per porre in essere progetti e azioni che permettano di sostenere una veloce ripresa per l'Italia all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità. Tra le idee presentate, l'incremento della transizione energetica all'economia verde per il mondo smart city e smart mobility, una maggiore digitalizzazione in ambito culturale per i beni del nostro paese, una maggiore tutela a sostegno delle politiche giovanili e delle pari opportunità, l'avanzamento tecnologico e digitale per la pubblica amministrazione e il sistema produttivo e alla valorizzazione del mondo startup e delle PMI per renderle ancora più competitive, con l'obiettivo anche di poter sviluppare il Made in Italy e una rete di internazionalizzazione a vantaggio anche del potenziamento delle infrastrutture digitali e al sostegno del comparto ospedaliero per non abbassare la guardia sul tema della pandemia e allo stesso tempo nuovi incentivi per poter valorizzare i siti turistici per il mezzogiorno anche attraverso la riscoperta dei territori e infine la volontà di salvaguardare la centralità del ruolo dell'Unione Europea che ha rappresentato da sempre un baluardo contro le disuguaglianze in ottica anche della conferenza del futuro dell'Europa con la possibilità anche di poter modificare in senso positivo il Trattato di Lisbona del 2007.